Il significato della parola può essere, le interpretazioni sono diverse, può essere sia borus è cibo, el può essere il cervo, può essere eilen uccidere e può essere pazzia, sia che si fa risalire dai greci, dagli indoeuropei o dai celti. Le prime volte che ho visto il nome dell'Elleboro ero ancora a scuola. Plinio raccontava che 50 navi all'anno entrano nella Roma imperiale cariche di Elleboro. Ovidio, Pausania, anche delle bucoliche, raccontano tutti delle figlie di Preto, re di Tirinto, che sono state guarite dalla pazzia, da un certo Melampo, eccetera. Poi c'è un'isoletta della Grecia, Ellebora, dove venivano abbandonati i pazzi. Sempre Pausania scrive di un assedio che gli ateniesi hanno vinto mettendo l'Elleboro nella sorgente. Ci sono anche delle storie nel Medioevo, tipo per entrare in un castello, in un monastero, avvelenavano le sorgenti con questo Elleboro. Ci sono negli antichi libri notizie di erbe che oggi risultano tutte molto tossiche. Quando c'era il sapere di come utilizzarli, queste erano le piante più potenti, chiaramente venivano usate queste. C'è anche qualcosa nella tradizione, forse di mia mamma, certi animali al pascolo avevano le orecchie bucate, con rizoma che è più potente, bucavano e mettevano un pezzo di radice, rimaneva per sempre il buco, perché poi cicatrizzava, ma nello stesso tempo drenava i mali umori del corpo. Paracelso spiegava di raccogliere il rizoma dopo la fioritura e si scagliava contro i medici che usavano più di 4 dramme al giorno per i pazzi. Allora ho capito sia cosa andava usato, come facendo polvere del rizoma e utilizzandolo in dramme. Allora, la dramma a Roma, a Venezia, a Bologna, a Genova aveva delle differenze. Comunque, per dire come non è facilmente ricostruibile come veniva utilizzato. La radice dell'Elleboro guarisce 4 malattie: il mal caduco, la podagra, la paralisi e l'idrofisia. Si somministra così: durante un'eclissi di luna si svelle la radice sotto il segno della bilancia, oppure sotto il segno di Venere. La si fa essiccare all'ombra mentre soffia il vento di Boreale. Un'oncia sarà eccessiva e non avrà efficacia sulla malattia. Questa medicina va dunque somministrata in rapporto alle persone, all'infermità e alla convenienza. Quindi già sapevano che andava studiata la persona, visto in che condizioni era, e utilizzata la quantità di erba a seconda del momento e di come delle condizioni della persona. L'Elleboro prosciuga dalle sorgenti l'acqua superflua, perché consideravano la pazzia legata all'acqua. Sboccia anche da Natale in poi, fiorisce quando nessun altro fiorisce. Da noi c'è il bocconei, anticamente era l'Elleboro nero. Ci sono sepali che si colorano di giallo, sembra oro. Il petilus, che fa il grappolo di fiori più piccoli bordato di viola. Tutti gli altri sono fatti, sono costruiti, oppure vengono da altre parti del mondo. In comune hanno una alta tossicità, sono molto tossici. In più è irritante anche per uso esterno. Toccando la polvere, irrita.